Mottola, che è alla sinistra di Monsignor Sequeri, che è l'editore, è il direttore della casa editrice Vita e Pensiero, non soltanto perché sarà sicuramente molto bravo a, come dire, accompagnare Don Pierangelo in questa presentazione, ma perché in questo caso, diciamo, non è stato semplicemente l'editore che felicemente riceve un manoscritto e lo trasforma in un libro, ma ho il sospetto che il ruolo dell'editore nel caso di questo libro sia stato importante nel concepirlo, nel congegnarlo e quindi poi nel metterlo alla luce. Quindi nessuno più di lui era qualificato per fare il tandem di questa presentazione. Buonasera a tutti. Io, appunto, le parole di Don Giuliano sono state parole di un amico, quindi molto generose, troppo generose. Sono un editore, diciamo, fortunato ad avere, appunto, tra i suoi autori, Pierangelo Sequeri, come anche, diversi altri. Questo libro, si innesta su un'attenzione che l'editrice coltiva già ormai da molto tempo, a proposito appunto dei fondamentali antropologici letti e interpretati alla luce dell'ispirazione cristiana. Quindi questo è un libro a me particolarmente caro. Diciamo, ci siamo stati un pochino dietro, anche se devo dire che poi Pierangelo l'ha scritto a seguito di un bel corso che ha fatto, un corso online presso la Fondazione Esagramma, e corso al quale ho partecipato, di 10 incontri, da cui 10 lezioni su nascere e morire, e da quel corso appunto è germinato questo libro. Io stasera fungerò soltanto da suggeritore di temi, dei temi clou del libro che appunto Don Pierangelo ha scritto. Evidentemente la gran parte sarà nei suoi interventi. Io voglio soltanto enucleare e suggerirgli lo sviluppo di delle tematiche, diciamo, cardine del libro. E inizierei da un dato di contesto, che è anche lo sfondo su cui si colloca questo libro e si colloca anche la ragione per cui è stato scritto. Nella nostra società occidentale, per la prima volta durante la storia della civiltà umana, nella nostra società occidentale, per la prima volta accade che la vita umana, viene concepita come lo spazio tra due nulla, cioè quello, il nulla che precede la nascita e quello che segue la morte. In particolare, la morte è vissuta e pensata come l'evento che consegna l'essere umano al nulla, l'interruzione della vita, anzi meglio ancora il suo annientamento, cioè il suo finire nel nulla. Ecco, questo è il modo, diciamo, comune nel quale nelle nostre società occidentali ci si raffigura la morte, quando invece questa, in tutta la storia della civiltà umana, è stata interpretata come un passaggio, quindi non come un annientamento, ma un passaggio. Su questo sfondo, diciamo, la riflessione comune ha parlato di rimozione della morte. E appunto rimozione della morte col punto interrogativo è il titolo del primo capitolo. Noi la morte la teniamo a distanza, e qui è la prima domanda che io faccio a Don Pierangelo. La teniamo a distanza, tentiamo di spostarla il più possibile in là attraverso le risorse della tecnica.
la rimuoviamo, ma in realtà la morte è presentissima nella nostra esperienza, almeno in forma diffusa. Un esempio eclatante, concreto, di questa irruzione della morte e della sua pervasività è stata appunto l'esperienza della pandemia che voi qui a Bergamo avete vissuto con appunto un impatto particolarmente tragico. Ecco, allora chiederei a Don Pierangelo di cominciare da questo punto, dalla presa d'atto di questa, di questo unicum, di questo inedito nella storia della civiltà, che è appunto questo consegnare la morte alla, appunto, al profilo dell'interruzione, se non dell'annientamento della vita. Ma vorrei anche chiedere se poi è vero che appunto c'è questa rimozione della morte. Grazie, grazie per la vostra ospitalità, per le parole gentili. Vengo subito dunque agli argomenti. Sul tema della rimozione, è un luogo comune, in effetti. È un luogo comune, qualche volta lo ricordano i predicatori, sempre più raramente, qualche volta lo ricordano i sociologi, qualche volta ce lo ricordano i medici. Che cosa ci ricordano? Che nella nostra cultura la morte è tenuta lontana, non se ne vuol parlare, è rimossa, e questo rende più superficiale la nostra vita. Allora, c'è una parte di verità in questo luogo comune e c'è una gran parte invece con cui io non sono d'accordo, ecco uno degli spunti un po' provocatori, controcorrente, diciamo, di questo libro. La parte su cui possiamo essere d'accordo è che certo non ci fa piacere pensare alla morte e che quindi cerchiamo di agire come se non ci fosse, cerchiamo di essere spensierati, e per essere spensierati bisogna che non ci pensiamo. La morte riguarda sempre qualcun altro. Poi oggi siamo anche aiutati dal fatto che la morte è largamente ospedalizzata, sequestrata, esce normalmente dalla esperienza comune, esce dalla quotidianità familiare, come invece una volta era per lo più, e quindi questo facilita questa cosa. Va bene, saremo troppo spensierati, però la mia domanda è, mi sono domandato, ma scusa, ma e cosa ci guadagno a stare a pensare alla morte? Mi si paralizza tutto per pensare alla morte. Cosa devo fare? Cosa devo pensare? E questo è un altro effetto della nostra cultura contemporanea. Nel momento, appunto, come ha detto lui, in cui non è più normalmente concepita come un passaggio, in cui allora mi pongo il problema del come, dove, quando, perché, che cosa succede, ma è concepita come una fine, una cosa che si diventa niente, perché culturalmente è un po' così, no? Ecco, la medicina ci dice, noi non abbiamo tracce di altro, qui finisce tutto. Quando finisce l'ultimo battito, finisce l'ultima reazione cerebrale, è finita, punto. E in fondo ci siamo assuefatti a questa idea. Allora, se prevalentemente, invece che come un passaggio, è concepita come un annientamento, come una fine, che cosa vuoi che pensi? Perché ci dovrei stare sopra? Non solo, secondo passettino, per riflettere un po' e non essere prigionieri dei luoghi comuni. Quindi fanno bene quelli che dicono parlare della morte, fanno le corna, no? Non parliamo.
E d'altronde anch'io dico sì, di cosa dovremmo parlare e andare a finire nel niente. E allora? Tanto più che a rigore, se fossimo veramente convinti di questa cosa, noi allargheremmo le braccia, saremmo alla resa. Eppure noi che siamo convinti, dico complessivamente, che per quanto ci riguarda noi, a parte la religione, ma per quanto ci riguarda la nostra esperienza, con la morte finisce tutto, bene, e questa convinzione dovrebbe semplicemente paralizzarci. Invece noi continuiamo ad agire, a comportarci, a sognare, a sperare, a lavorare, come se questo non fosse vero. Anche i filosofi e gli scienziati più duri nel dire sono tutte storie, le cose della religione, eccetera, qui con la morte finisce tutto, veniamo del niente e finiamo nel niente. E quindi nessuno tira su le creature in questo modo. Anche lo scienziato non educa i bambini in questo modo. Li educa a impegnarsi, a stabilire dei buoni rapporti, a onorare la parola data. Non è che dice, guarda figlio mio, siccome tanto finiamo nel niente, niente importa, no? Non lo facciamo. E quindi se la guardo da questo lato, la cosiddetta rimozione della morte è una forte esperienza del fatto che noi crediamo che la morte come interruzione, come fine, come annientamento è priva di significato per la vita. E quindi è giusto che non ci pensiamo. È giusto che pensiamo la vita senza la morte, senza pensare alla morte. È giusto che la pensiamo come una promessa, come un'attesa, come un tema di impegno, come qualcosa che ci spinge in avanti, addirittura immaginandoci che la vita debba essere onorata da premesse e da promesse che non sono a tempo, non sono a orologeria. Una parola data per un uomo d'onore è per sempre. Non è che sta a vedere, dice dopo c'è la morte, allora tanto vale che non valga neanche prima. No, continuiamo a farlo. Quindi nel momento in cui la morte è diventata un incidente che coincide con l'interruzione totale, cioè la fine di tutto, proprio in quel momento si è sviluppata una resistenza umana, la nostra, una resistenza umana sulle promesse della vita che non vuole essere contraddetta, che non vuole essere cancellata da quella morte, da quel pensiero della morte, dall'idea della fine che tutto finisce. Perché quel pensiero la cancellerebbe. Quel pensiero la svuota, semplicemente. Dice, ah, ti stai a dare da fare, eccetera, poi a un certo punto, pac, tutto finisce in niente. Noi non vogliamo. Noi pensiamo che a dispetto di tutta la nostra esperienza, il contenuto promettente, forte, impegnativo, speranzoso, sognante della vita, sia per noi quello che conta. Ed è così che tiriamo sui bambini anche quando siamo atei e scienziati, che dicono, ma figurati, poi non c'è, va bene. Quindi è un segno di resistenza umana. La nostra cultura, come antidoto, come reazione, la nostra cultura non è la migliore del mondo, però non è che è tutta una schifezza, eh? Come antidoto all'idea che si è affermata anche presso il senso comune che ormai la morte non è più vista come un passaggio, ma essenzialmente come una fine, ha sviluppato il suo antidoto,
E ha detto, e allora non pensiamoci. Non, è un pensiero che non vale niente. Perché è troppo in contraddizione con quello che noi sentiamo che la vita è. Un'attesa, una promessa, un impegno e tutte le cose per le quali ci diamo la pena di vivere. E infine, ultimo spunto di riflessione su questo punto, e infine diciamo pure che è il momento di togliere il velo e di ridimensionare la capacità che l'incidente, che la morte come incidente ha di decidere il senso della nostra vita. Noi abbiamo finito per attribuire alla morte come incidente una capacità di pronunciarsi sul senso della nostra vita. Siccome moriamo anche per una cosa imprevista, per un virus, per un incidente stradale, per uno scatto di follia, moriamo anche piccoli, non abbiamo ancora fatto in tempo a sviluppare, a fiorire niente, siamo un germoglio e arriva l'incidente mortale, no? Ecco, noi abbiamo segretamente coltivato l'idea che questo debba dire qualcosa, debba avere un significato per la vita che viviamo. E dunque che la morte come incidente abbia il potere di annullare, già prima, non solo perché fa finire niente, ma di annullare ciò che nella vita è apprezzabile, di annullarlo. E siamo scandalizzati. E diciamo come mai Dio permette queste cose, diciamo come mai succedono delle cose così assurde, come mai ci sono genitori che sopravvivono ai loro figli, che è una delle esperienze più strazianti della vita, lo sapete, no? Perché appunto a poco abbiamo imparato ad attribuire all'incidente della morte una capacità di, come dire, di congelare la nostra esistenza sulla sua incompiutezza, sulla sua debolezza, sulla sua fragilità. Una volta i parroci dicevano sul tuo peccato mortale. Fatto un peccato mortale, non hai fatto in tempo a confessarsi, arriva la morte e padrà. Ti pare che io posso, che un'intera vita può essere inchiodata dal fatto che ho commesso un peccato mortale per combinazione e poi sono andato sotto una macchina? È un modo attraverso il quale abbiamo attribuito alla morte incidentale la potenza addirittura di rappresentare Dio, il giudizio di Dio. Ecco, questo bambino non ha più speranza, per questo bambino non ci sono più immaginazioni di vita, perché è la morte senza una ragione, senza una vera giustificazione, se l'è preso nel fiore dell'età. Capisci che potere attribuisci alla morte? E invece resistere a questa idea è l'umano. E questo, abbiamo avuto un'educazione religiosa che è diventata un po' debole su questo. È diventata un po' debole su questo. Noi dovremmo recuperare la rivelazione di Giobbe, ma c'è anche una parola di Gesù che dice, vi ricordate? Guardate che quelli sui quali è caduta la torre non è che fossero più peccatori di quelli che sono stati uccisi perché appartenevano a una banda di partigiani.
Quindi il lato incidentale della morte non è capace di nessun giudizio e non gli deve essere riconosciuta nessuna capacità di giudizio sulla vita. Questo bambino, è la lezione di Giobbe, questo bambino continua ad avere diritto alla fioritura della sua vita, morte o non morte, e Dio o non Dio, io sono qua, dovessi diventare pelle e ossa, sono qua a aspettare che questa cosa succeda. Perché se non mi succede questa cosa, dice Giobbe, se non succede al ragazzo, non avrai neanche me. Ecco che cosa mette in gioco un vero credente di fronte alla morte. Se veramente qui c'è una morte che per una ragione casuale, spesso banale, tragicamente banale, mette veramente fine alla mia vita, ma nel senso che appunto la inchioda alla sua incompiutezza, alla sua fragilità, alle sue promesse mancate. Se questo è Dio, io sto da un'altra parte. Ecco la terza, diciamo, il terzo livello di provocazione che c'è in questo libro. Pensare di nuovo al morire come un passaggio significa pensare questa vita come un'iniziazione. C'è un momento nel quale abbiamo la possibilità, non importa come, ciascuno a suo modo, se siamo piccoli, se siamo vecchi, se siamo di media età, se siamo istruiti, non siamo istruiti, ciascuno ha la possibilità di apprezzare che cosa significa che l'essenza della vita è far essere nel voler bene, è la formula della generazione. Far essere le cose in uno spazio, in una corrente di affetto, ecco. Il gesto della creazione, noi crediamo che Dio ha fatto questo, noi non cediamo su questo e perciò pensiamo che questa sia soltanto un'iniziazione. Siamo introdotti in questo spazio e per essere introdotti a questo spazio basta una carezza. Basta un tocco, basta un bicchiere d'acqua, basta un momento di trasalimento come il ladrone che dice lascialo in pace, che noi abbiamo fatto del male e lui no. Ecco, basta niente, ma questa iniziazione è necessaria, perché non si entra nel mondo della vita che noi, per noi è il mondo della vita di Dio, ma è il mondo della vita. Il mondo della vita è eterno, per definizione. Una volta che c'è, niente può distruggerlo. Noi siamo iniziati a questa apertura. Una volta che, in qualche modo, anche se non sappiamo ancora parlare, siamo stati introdotti a questa sostanza della vita che è decisa dall'accettazione di questo legame del voler bene. Il legame del voler bene è la nostra chiave, la nostra porta d'ingresso. Beh, quella vita deve avere il suo corso, quella vita deve finire di nascere, come vero Dio finirà di nascere. E non c'è incidente mortale che possa cancellare questa cosa. Morte o non morte finirà. Allora, la nostra condizione mortale è la condizione della crisalide, la condizione del bruco. Iniziazione.
un piccolo guscio nel quale la nostra anima è trafitta dalla scintilla del voler bene come senso, come destino, come habitat degno della vita. E una volta che siamo introdotti a questo, niente può cancellarci da questo legame. Allora, la nostra mortalità significa l'iniziazione finisce. Grazie a Dio. Perché a Dio basta poco per iniziarci alla vita. Ma ha bisogno di un piccolo soprassalto nostro che dice ci sto. Il bambino dice ci sto quando si attacca alla mamma. Già in quel momento lo dice. Ecco, passaggio, iniziazione. Se la morte è un passaggio e la vita, cioè la nascita, è iniziazione alla vita, allora ecco, noi possiamo incominciare a tenere a distanza l'idea che l'incidente che provoca la morte abbia il potere di giudicare la nostra vita, di condannarla a non essere riuscita, di condannarla all'incompiutezza, all'incompletezza, a un destino di avvilimento, di annientamento. Capisci? E allora facciamo bene a rimuovere questa morte, anche se non è possibile rimuovere il trauma, la ferita che l'incidente della morte ci procura. Quella invece dobbiamo averla cara, capisci cosa voglio dire? Dobbiamo darle il potere di decidere il valore e il significato della vita. La vita è eterna e la morte non può fermarla. Ma la ferita attraverso la quale la fine della nostra iniziazione avviene, questa invece dobbiamo tenerla cara. Come tutte le ferite, anzi come la massima ferita dell'uomo. Perché se teniamo cara questa ferita vuol dire che siamo degni dell'iniziazione, vuol dire che siamo capaci di voler bene, vuol dire che non siamo indifferenti, vuol dire che non siamo dei pezzi di gesso, capisci? Vuol dire che noi siamo capaci di patire il voler bene, di patirlo anche drammaticamente, tragicamente, e non di meno siamo capaci di portarlo, di sostenerlo, perché non gli riconosciamo la potenza di distruggere, di far finire ciò che è incominciato con la nascita di un essere umano, soprattutto se è un essere umano a noi molto caro, capisci? Quindi custodire, curare, preservare il senso profondo di questa ferita. Vuol dire che siamo umani e quindi degni di Dio. Dio non sgrida Giobbe perché si lamenta delle ferite che ha ricevuto. No. Si limita semplicemente a ricordargli l'inizio della vita e di ogni vita. L'inizio della vita e di ogni vita è un atto d'amore. Non c'è nessuna morte capace di distruggerlo, di annientarlo, di renderlo insignificante. E nello stesso tempo la nostra capacità di portare la ferita di questo passaggio fa la differenza. Se siamo capaci di portarla, siamo umani e degni dell'amore di Dio che ha portato Lui stesso la sofferenza. Se non siamo capaci di portarla, non siamo degni né di Dio né dell'umano.
Vorrei adesso che appunto ci intrattenessi e ci descrivessi diciamo il cardine di questo libro che è ben espresso dall'immagine della copertina che voi vedete, l'immagine di un quadro di Arcabas che qui a Bergamo è una presenza significativa. E il quadro di Arcabas si intitola Il sole nel ventre. E Don Pierangelo ha voluto, e io ho volentieri detto sì a questo suo desiderio, che in copertina apparisse appunto questa immagine di una donna incinta, della gestazione, appunto il momento degli inizi, che non a caso è un momento luminoso, cioè tutto il dipinto ha lì il suo centro il suo significato. Il tema della nascita è un tema decisivo nell'economia di questo libro, e sulla nascita non c'è stata grande riflessione da parte della filosofia e della cultura. Normalmente la nascita viene, diciamo, approcciata come evento, diciamo, clinico o paraclinico, insomma è un evento da custodire e preservare in chiave di medicalizzazione, ma il senso umano della nascita, diciamo, è un oggetto non molto coltivato da parte della riflessione, riflessione sia laica che credente. E invece la nascita ha molto da dire su chi siamo e su come siamo, e tutta la nostra vita si svolge secondo la dinamica dell'imprinting della nascita, e anche la morte stessa concepita appunto come una nascita, un'iniziazione appunto alla vita, quella con la V maiuscola. Ecco, Don Pierangelo mette in mostra il congegno della nascita, e su questo io vorrei proprio chiedergli di diffondersi un pochino, perché è un congegno, questo che lui adesso illustrerà, che apre molte porte, che spiega molto dell'inizio, ma dell'inizio come, diciamo, un imprinting che poi ci accompagna per tutta l'esistenza. Quindi questo mi sembra uno dei guadagni più importanti di questo libro, e che sicuramente meriterà di essere sviluppato anche in un dibattito futuro. Riuscire a comprendere questo congegno ci apre davvero molte porte per comprendere la nostra stessa esperienza. Ecco, però lascio a Pierangelo appunto di illustrare, magari anche con qualche esempio, che cosa significa la nascita e qual è il congegno che sì, mostra. Ecco. Certo. Beh, la premessa è, guardate, la filosofia ha scoperto, una decina d'anni fa, che non si occupava della nascita, cioè di un tema fondamentale, si direbbe, no, dell'esperienza umana. Compito della filosofia è occuparsi degli aspetti importanti dell'esperienza umana, andare a fondo, cercare di elaborarne il significato. Non c'era. Quindi ha qualche attenuante la filosofia, ha cominciato a occuparsene da una decina d'anni, sembra strano, ma è così. Per quale ragione? Beh, certo, c'è una ragione culturale, e la ragione la trovate nel fatto che il concepimento del quale si è interessata fin dall'inizio la filosofia è diventato concetto, è un pensiero,
la filosofia si è occupata della nascita, ma non della nascita dell'essere umano. E neanche più della nascita dell'essere divino, di cui il mito antico invece parlava, no? Si è occupata della nascita guardando alla mente dell'uomo, essenzialmente alla mente del maschio. La donna concepisce nel grembo, facendo bambini. Il maschio concepisce nella mente, facendo pensieri, che è un'attività più nobile, più spirituale, più alta, degna, veramente degna dell'uomo. Così è andata. Ora, che pensare sia un'attività degna dell'uomo, siamo d'accordo, ma che questo abbia pervertito, perché è una perversione, l'esperienza del nascere, facendola diventare l'esperienza mentale del concetto, concetto, concepimento, proprio letteralmente, il maschio ha strappato dall'utero la concezione, il concepimento, che è anche invenzione, no? Tutti sanno appunto che un bambino nasce prima ancora nelle fantasie della madre, ed è una parte cospicua della sua nascita. Appunto la psicanalisi sa che le fantasie della madre sono determinanti per il cucciolo che viene, e sotto molti profili, non soltanto per la sua interiorità, ma strappata da questo, e si è specializzato a pensare alla nascita. Quindi il tema della nascita si è perso, è rimasto alla medicina, è rimasto alla politica al massimo. Vabbè. Poi l'altra premessa è: la teologia invece doveva essere un tripudio. La teologia ce l'aveva scodellato su un piatto d'argento il tema della nascita, perché la teologia cristiana osava dire Theotokos di una delle nostre ragazze, madre di Dio. Scusate se è poco. E osava affermare che il cuore segreto dell'intimità di Dio, sai, quello che la filosofia pensa come l'assoluto, che non ha bisogno di nessuno, che è perfetto in se stesso, lo vedi che è una rappresentazione del maschio narcisista questa, vero? Sì, ecco. Che è pieno di sé, ecco. Non è gravido di altro. E invece il dogma trinitario, che si forma rapidamente agli inizi del cristianesimo, dice che la prima parola attraverso la quale definire la realtà, l'intimità, l'essenza di Dio è generazione. Prima della generazione del figlio non c'è niente di Dio. Dio è la generazione del figlio. Questo fu sigillato quando si disse contro Ario, poverino, un vescovo che ragionava invece molto saggiamente, molto logicamente, diceva: scusate, se è nato viene dopo, uno che nasce arriva dopo. Invece il dogma dice: no, questa nascita è eterna, il figlio è eterno come il padre. E nel credo che recitiamo alla messa, noi diciamo: generato, non creato. Come se fosse facile capire la differenza. E anche noi chiamiamo procreazione, non la generazione. Difatti, al Concilio di Nicea, dove questo dogma, questa formula del credo fu fissata, cambiarono il senso della lingua greca pur di tenere generato. Potevano dire solo
luce da luce, Dio vero da Dio vero, nessuno andava a approfondire. No. Tennero generato. Mario dice che vuol dire creato, e loro dissero generato, non creato. Ma come? Nella lingua greca, gennetenta, generato, e poi etenta, sono sinonimi. Vogliono sempre dire che qualcuno fa qualcun altro. E loro dissero, generato lo teniamo. Generato vale anche per Dio, dove non c'è la successione di qualcuno che fa qualcun altro. Creato invece no, creato vale per noi, per le creature. Scusate, con queste due botte di vita, che il Figlio è generato per l'eternità e che per venire nel mondo, per fare quello che deve fare come Dio Salvatore, nasce da una donna, per essere umano nasce da una donna, a tutto il resto provvede il Padre e lo Spirito Santo, come sapete. Ma sul grembo non si può risparmiare. Se non vieni dal grembo di una donna, con tutto questo popò, noi non abbiamo una teologia della nascita. E non ce l'abbiamo ancora adesso. Abbiamo una teologia della nascita adottiva, della rinascita battesimale, in cui appunto ci appoggiamo le nostre immagini e le nostre metafore su una realtà che però per la teologia è insignificante. La nascita, appunto. Non solo. Da circa 50 anni, non di più, 50-60 anni, praticamente dopo il Concilio Vaticano II, la teologia ha scoperto il sesso. Era ora, meglio tardi che mai. E improvvisamente abbiamo incominciato a avere delle teologie del matrimonio che prima non c'erano, che non c'era una teologia del matrimonio, c'era il diritto canonico del matrimonio, le regole per sposarsi in chiesa, ma una teologia del matrimonio non c'era. Perché il matrimonio era considerato una realtà naturale che c'è già, che però l'economia della salvezza ha fatto diventare tramite della grazia. E va bene, basta. Ma c'era il diritto, la morale del matrimonio, che era morale sessuale anche, ma una teologia del matrimonio. Improvvisamente ci siamo riempiti di teologia del matrimonio, ma attenti che la storia non perdona, le magagne vengono fuori. Allora, abbiamo avuto questa teologia del matrimonio, tutti i grandi teologi, Dele Bach, Rahner, Balthasar, Ratzinger, tutti, grandi Schiller, grandi teologie del matrimonio, imperniate sul rapporto sessuale di coppia. Come mai? Beh, perché nel frattempo questo tema si era imposto, la critica diceva, ma voi cattolici, scusate, concepite il matrimonio solo per fare bambini? No, lo concepiamo anche come unione d'amore. Allora, cosa avevamo a disposizione noi teologi per concepirlo come unione d'amore? Poca roba. Il Cantico dei Cantici, che difatti nei corsi prematrimoniali infallibilmente commentato, il libro di Ruth magari no, ma il Cantico dei Cantici sempre, e la memoria della nostra stagione romantica, nella quale in piena secolarizzazione i monsignori si commuovevano perché tutto era secolarizzato, la politica, le arti, poi sentivano questi qui che dicevano che splendore le cattedrali, che splendore il gregoriano, che splendore. E il monsignore si commuoveva. E ha incominciato a interiorizzare anche il modo con cui questi parlavano dell'amore, amore assoluto, l'amore, la massima unione che si può realizzare,
il simbolo romantico è lui e lei, no? Contro tutti e contro tutti, fino alla morte e anche oltre la morte. Così, tra parentesi, mi viene un po' da ridere quando noi sacerdoti diciamo, mi raccomando, non l'amore-sentimento, perché l'amore-sentimento è una cosa passeggera, oggi c'è, domani non c'è, ma l'amore romantico è duro come la morte, sfida tutti, è nato così, sfida padre, madre, la famiglia, le convenienze, il mondo, siamo solo io e te. E allora noi abbiamo avuto la teologia del matrimonio in cui io e te è diventato il tema fondamentale che tiene in piedi tutto e viene descritto in termini di fusione, no? La perfetta fusione, anche nei catechismi ormai, no? L'unione. E questa unione, siccome non siamo gnostici, non disprezziamo la creazione, passa attraverso l'unione sessuale. Dunque, il sacramento è questa unione che rappresenta il vertice dell'esperienza dell'amore. Qualcuno si è spinto anche a dire non c'è una realizzazione del rapporto fra Cristo e la Chiesa maggiore di quella che si ha nell'intimità dell'unione sessuale dell'uomo e della donna nel matrimonio cristiano. Va bene. Io, tra parentesi, sommessamente dicevo, beh, ce lo potevate dire anche prima. Pazienza. Non coltivo risentimento. Però sta attento. Qualcosa ti deve suonare un po' strano questa roba. Come mai improvvisamente? Questa è la teologia del matrimonio. La generazione è una conseguenza. Una conseguenza? Ma il modello dell'amore romantico al quale abbiamo attinto questa teologia del matrimonio, la generazione la considera un disturbo, non una conseguenza. Perché l'amore romantico sarà anche molto carino, molto interessante, ha degli aspetti molto entusiasmanti, naturalmente. Ha qualche difettuccio, ed è molto forte, fino alla morte, non è una roba passeggera, è una roba che affronta, pur di mantenere il legame. Quindi il matrimonio, il legame romantico è indissolubile per sua natura, Non è una buona politica quella di dire l'amore romantico poi se ne va, no, l'amore romantico è tosto, è più indissolubile di quello delle carte bollate, ma ha qualche piccolo difettuccio, fondamentalmente due: è totalmente alieno dal concetto di generazione, è totalmente separato dalla comunità. La sua perfezione si consuma in se stessa. L'intervento del terzo, che sia il figlio generato, che sia la comunità alla quale appartengo, disturba per definizione. Mi impedisce di continuare appunto in questa fusione nella quale ci guardiamo negli occhi, desiderando che questo duri per l'eternità. Ma qui, se nessuno si distacca a mettere sull'acqua, non si mangia. Capisci cosa voglio dirti? Così adesso abbiamo persino una teologia della sessualità, che una volta si diceva, ma i cattolici, sai, su questa roba. Noi abbiamo una teologia altissima dell'unione sessuale dei coniugi come sacramento della presenza del Signore, del legame del Signore con l'umanità, con la Chiesa, eccetera. E la gestazione continua a rimanere quello che è. Quello che era nella mia infanzia. Nella mia infanzia la gestazione era una sorta di malattia benigna,
La sei malata di un fiolin, dicevano dalle mie parti. Si è malata di un bambino. Bisogna saper sopportare le avversità della vita. Ed era la ragione per cui bisognava alzarsi in piedi e dare il posto alle signore. Quando la signora aveva la pane, gestazione. Gestazione ti otteneva un posto a sedere, diciamo. Adesso non è sicuro neanche quello. Ma una volta era così. Basta. È rimasta quello che è. Ma come? C'ho la Theotokos. C'ho il figlio generato in eterno dal padre. Questa parola generazione mi risuona nel grembo del padre, nel grembo di Maria. C'ho una teologia del sesso e non c'ho una teologia del grembo? Beh, non ce l'ho. Lo capisci il difetto? Lo capisci? Perché la nascita ha incominciato a essere rimossa insieme come la morte? Perché la morte ha incominciato a essere concepita come la fine di tutto, quindi è meglio non pensarci. E io dico, sono d'accordo, eh. Anch'io non voglio pensarci. Non mi sogno neanche di pensare alla fine di tutto. Ci mancherebbe altro. Cioè, cosa fatico a fare? La morte, come fine di tutto, ha incominciato ad essere rimossa. La nascita, come inizio di tutto, ha incominciato ad essere rimossa. E abbiamo la nascita come inizio di niente, che quasi non c'è differenza tra il semino e il niente, è un quasi niente, è un'escrescenza del corpo materno, è un'entità in formazione, ma in sé non è niente. Non c'ho una filosofia, ma una filosofia di questo evento ha incominciato a formarsi da qualche anno. Non c'ho una teologia e questa teologia non è neanche incominciata a formarsi. Del mistero della generazione, in particolare della grande rivoluzionaria metafora della gestazione, in cui uno fa due, e quindi non c'è nessuna riproduzione, capisci? Secondo la logica, uno dovrebbe replicarsi. Non viene fuori un altro, viene fuori un replicante, viene fuori una riproduzione, viene fuori una copia, viene fuori un'immagine, ma non un altro. Perché non si può produrre un sé per definizione. Se anche si potesse fare, al massimo posso riprodurre il mio. Ma questo non avviene. Ora, nella gestazione ci sono persino dei segnali biologici che annunciano questo incantesimo, no? Dove l'altro diventa il proprio di qualcuno che non potrà più restituirlo perché è lui adesso. Quelli di voi che hanno studiato medicina sanno, per esempio, il miracoloso comportamento dei rispettivi sistemi immunitari. Disarmati dalle loro funzioni naturali e attrezzati appunto per entrare in dialogo con l'altro, con un corpo non estraneo, che però estraneo è, che altro è e sempre più sarà. Allora mi viene in mente, ma dice, ma sapete che noi credenti, noi cattolici parliamo così di Dio? La metafora della generazione del figlio, quindi la metafora del grembo di Dio, diciamo il lato femminile di Dio, perché Dio non è né maschio né femmina, appunto, e quindi è una bella compensazione
quella di dire il padre del figlio e il grembo del padre. Beh, succede proprio questo, il principio di tutto. La nascita archetipa, la nascita di tutte le nascite, è così. L'altro che scopre di avere in se stesso parti destinate a me. E io che scopro di avere in me stesso parti destinate all'altro. E questo è il modo con cui gli esseri umani vengono al mondo, è il modo in cui vivono, a cominciare dalla catena elementare, Gioia. Lo so che non è un argomento teologicamente che forse ti piace frequentare, ma dovresti. E dovresti anche tu dire la preghiera dei Sioux, che dicono: bisonte, perdonaci se dobbiamo ammazzare qualcuno di voi, perché i nostri figli hanno fame, se no non sopravviverebbero. Però lo faremo nella misura dello stretto necessario, perché anche tu, bisonte, hai delle creature che devi tirare su. La catena alimentare è questa. C'è una teologia della catena alimentare? No. Adesso ci capigliamo se siamo padroni della creatura, delle creature, o se siamo una specie ostile che le farà morire. Scemenze rispetto alla preghiera del Sioux, cioè rispetto ad un approfondimento anche teologico di questo fatto che la vita vive in questo modo. Non solo nessuno si fa da sé, ma nessuno può nutrirsi e crescere di sé. Il di sé dipende sempre dal metabolismo di altro. E nello stesso tempo il di sé vive e si sviluppa soltanto se si dispone ad analogo metabolismo. Ci sono delle parti del nostro proprio che sono destinate ad altri. Fino alla fine della vita sono destinate a diventare altri. Così come ci sono delle parti di altri destinate a diventare noi. La bellezza della vita è questa, che può solo trasmettersi, non si crea da sé, può solo trasmettersi. Allora noi ci viene in mente, non sarebbe bello se avessimo una teologia, la nostra la vita archetipa già è così, e quindi non è strano che la nostra esperienza della vita sia così. Sempre si trasmette, finché c'è trasmissione della vita, noi possiamo nascere e vivere. E nella fede cristiana, siccome questo modello di trasmissione della vita, questa grande metafora della generazione e della nascita, è eterna, è il principio, è il fondamento di tutto, ecco perché c'è sempre speranza. Anche contro la morte, anche contro la ferita, l'insuccesso, l'impotenza, che finché c'è altro, io ho la possibilità di vivere. Finché c'è altro. Finché c'è altro disposto a trasmettere parti di sé che diventano me. E questo, a ben pensarci, è anche lo strumento fondamentale della relazione sociale, no? La giustizia, diceva l'antico adagio, è dare a ciascuno il suo. Dare a ciascuno il suo mi fa ridere. Se è il suo, perché non ce l'ha già? Se devo darglielo vuol dire che è di un altro, no? È un altro.
Ah, vedi, in questo paradosso c'è qualcosa di intrigante. Sì, vuol dire questo. Si è sé soltanto se qualcun altro si alleggerisce di qualcosa e considera qualcosa che è suo come destinato a diventare me. Soltanto in questo modo. E la cosa curiosa è anche l'inverso. Io posso continuare ad essere me soltanto se in ogni momento riconosco le parti di me che devono essere destinate ad altri. Quando non lo faccio, queste parti marciscono, mi avvelenano. Noi siamo in una cultura appunto che, non sapendo niente del nascere, del generare, della gestazione, ci impegna appunto a coltivare la realizzazione di noi stessi incorporando più che possiamo parti a nutrimento del nostro sé, della nostra realizzazione, della nostra vita. E questo interrompe il dispositivo della trasmissione della vita. Interrompe la circolazione del nascere. Interrompe la speranza che l'altro sia la condizione della vita propria e interrompe la fiducia che la vita propria abbia qualche speranza soltanto se è capace di riconoscere le parti che devono far nascere altro. Se invece se le tiene dentro di sé, lo avveleneranno. Ecco, questa è, capisci, è in bozze la filosofia e la teologia del nascere che ci mancano. Io mi domando come mai il cristianesimo, che ha a disposizione delle risorse così potenti per ripensare la propria fede appunto in ciò che significa nascere, venire al mondo ed essere destinati. Mi domando come mai la nostra tradizione, che ha simboli così potenti e così forti, sia così debole nell'attivarli. Abbiamo una teologia così insignificante della nascita e quindi della gestazione. Una teologia così romantica e spensierata dell'unione sessuale, dell'amore di coppia. E come mai abbia così poca forza nella testimonianza, nell'espressione della testimonianza di ciò che significa che la vita appunto è trasmissione o non è, che la vita è dono e debito, che la vita è dare e ricevere, non c'è alternativa. Lo è fisicamente, lo è psichicamente, lo è spiritualmente. E questo, per questo noi abbiamo gli strumenti. La nostra cultura è molto avanzata nella conoscenza dei dispositivi biologici, psichici e spirituali che consentono di comprendere che cosa significa, che cosa incomincia, che cosa è destinato ad essere un venire al mondo, cioè un nascere, capisci? Ecco, e abbiamo molti strumenti, ma molta debolezza nel collegare i fili, ecco, di questa esperienza. Mi sembra che questo, in un momento in cui incominciamo a rassegnarsi all'idea di essere forse venuti al mondo per niente e a patire la generazione e la comunità, come disturbi
della relazione. E abbiamo ragione anche di partire in questo modo, che abbiamo ragione, perché questa è una società che non fa niente per convertirli appunto in momenti vitali dell'essere sé. Capisci? La generazione e la comunità sono momenti vitali, indispensabili, dell'essere sé. Perché siamo fatti in questo modo, si nasce in questo modo, si è umani in questo modo, si è esseri spirituali soltanto in questo modo, soltanto se il generare e l'essere comune hanno una potenza decisiva nella nostra attenzione, nella nostra affezione, nella nostra cura, nella nostra cooperazione, nella nostra solidarietà, capisci cosa mette in gioco? Ecco, ma credo che io sono troppo vecchio per fare questo, toccherà a voi questo svolgimento. Un'ultima domanda, perché si è fatta una certa, come si suol dire, e a proposito dell'afasia della fede cristiana che oggi sembra appunto non avere parole per parlare appunto del compimento in modo tale da farcelo sperare. C'è un imbarazzo e anche qui una rimozione del tema del compimento e la fine della vita eterna. E c'è un modo di dire che secondo me è spia di questo imbarazzo, è meglio provvisore di qua che di là per sempre. Allora, quindi, perché questo detto popolare? Perché c'è l'immagine della vita eterna come un eterno presente che satura, diciamo, qualunque desiderio, e noi siamo lì a contemplare, beati e nulla facenti, questo super narciso che è Dio. Io la sto descrivendo in termini ovviamente un po' contraffatti, però guardate che non è tanto lontano dall'immaginario comune. Quindi mi pare di capire che le riflessioni appunto di Don Pierangio sul tema della generazione e della generazione come, diciamo, qualità intrinseca di Dio ci riescano a, diciamo, a porre una domanda sul Dio che è in gioco nella questione della vita eterna e quindi anche della mia destinazione. Ecco, io penso che questo sia una delle, come dire, delle pietre d'inciampo della predicazione cristiana su un tema che urge la coscienza dei credenti, ma non solo dei credenti, ma è un tema per il quale noi non abbiamo parole, per cui alla fine abbiamo magari una retorica, ma una retorica vuota, la quale che non riesce a suscitare una speranza, che non riesce a suscitare un'affezione, ma se del caso un timore. Ecco, quindi certo. Chiuderei sì. Forse con questa cosa che... Bene, grazie, sì, certo. E il senso comune non ha torto, perché intuisce anche senza saperlo dire a parole che l'aldilà non è vita. A confronto, meglio restare qui provvisorio, ma qui hai un ruolo, fai delle cose, puoi aspettarti delle sorprese. Una volta che la vita eterna è descritta, tutto sarà rivelato. Ma io non voglio che tutto sia rivelato. Ci sono delle schifezze che spero che restino nascoste, finalmente, che non debba più vedere le cose orribili che purtroppo mi capita di vedere qui, sennò che salvezza è, che beatitudine sarà se tutto è rivelato, tutto è svelato. Lascio questo compito volentieri a Dio, che già i due ragazzotti dell'inizio, Adamo ed Eva, gli aveva detto: io se fossi in voi non insisterei nel svelare tutto, ma insomma loro ci sono cascati e va bene. E così hanno visto anche la parte negativa delle potenze della vita. L'acqua disseta
le popolazioni, ma le travolge anche. È una volta che inneschi le potenze della vita, le potenze della vita fanno entrambe le cose. Ecco, ma scavando ancora più a fondo, la cosa più impressionante, che a me ha sempre impressionato, che è la verità fin dall'inizio, quando ho cominciato a occuparmi di queste cose, è che tutte le cose, scusate, per le quali ci siamo svenati qui, di là non conteranno più niente. Perché nella rappresentazione standard non avremo più bisogno di scegliere, perché abbiamo scelto. Ti pare che posso vivere senza avere qualcosa da scegliere? Ti pare vita? Meglio star qui provvisorio, no? Ci dimenticheremo di tutto quello che è stato. Ti pare che io possa essere separato dalle mie memorie? Io sono la mia memoria. Io sono anche la vita che ho vissuto, spero di essere anche molto altro. Sono certamente anche la vita che ho vissuto. Ti pare che non avrei bisogno di fare niente? Ma io sono morto, semplicemente, sono i morti che non possono fare più niente. O meglio, i cadaveri dei morti. Ma io spero di poter fare ancora molte più cose di quelle che facevo qui. E se ho degli interrogativi? Beh, se ho degli interrogativi, guarda Dio, sono molto più curiosi di come i preti me li hanno raccontati, eh? I miei interrogativi sono più intriganti. Io per esempio vorrei sapere come farai a ristabilire un sentimento di giustizia, di serena convivenza, impedendo che il carnefice venga confuso con la vittima. In una specie di sanatoria universale, del tipo, beh, quello che è stato è stato. Ma uno ha trucidato e l'altro è stato trucidato. Vorrei sapere come vieni a capo di questa differenza. Io capisco che il tuo obiettivo appunto è riscattare questa ingiustizia, questa ferita. Bisogna che in qualche modo essa sia rimarginata, che ci sia una trasformazione che la rende possibile, ma sono molto curioso di sapere come farai. Sono molto curioso di sapere come fai a creare i mondi. Adesso gli scienziati ci dicono forse siamo nel multiverso, ci sono tanti universi, non solo uno, certo, perché no? Anzi, io sarei abbastanza sicuro che non ce n'è uno soltanto. Perché cosa vuoi? Va bene, che abbia pure riposato un giorno Dio, ma tu pensi che non gli viene voglia di fare un altro giro, intanto che si occupa di noi, naturalmente. A noi non ci abbandona, però. Perché altrimenti, dov'è la vita? Se non succede niente, se ogni tanto non nasce qualche altro mondo, ragazzi, qui non c'è più vita, A un certo punto si esaurisce. Ecco, io voglio sapere come fa, mi intriga molto. Come fa a stabilire rapporti tra le particelle in maniera tale? Mi incuriosisce molto sapere come mai durante la mia esistenza sono vissuto su una palletta umida che a miliardate di anni luce di distanza il resto sono tutti sassi. Se io ogni tanto dice c'è un ghiacciolo qua e là, beh, vabbè.
se anche per caso c'è un ghiacciolo, un po' di anidride carbonica, cambiare. Ma qua ci sono i criceti, i pappagallini, cioè vuoi mettere? Non gli omini verdi. Qua ci sono gli scoiattoli, che se li sognano, quelli, ci sarà il ghiaccio, ci sarà l'acqua, sarà qualche microbo, ci sarà qualche microbo. Ma qua ci sono i gattini. Ecco, Gesù congedandosi dai suoi dice: perché mi si apre questo orizzonte? Beh, perché se guardate la rivelazione dell'Apocalisse, no? Che è una partitura orchestrata a colori, con un sacco di suoni, dove continuamente il veggente gli viene chiesto di aguzzare lo sguardo. Vedi là, vedi oltre gli anziani, vedi oltre... Vedi quanta altra gente è, vedo, ma continuo a vedere e non finisco mai di vedere. Incomincia la creazione del mondo in un giardino, perché dice la Bibbia, nel libro della Genesi c'è un passaggio tenero tra i due racconti della creazione, no? Sono due racconti, uno quello liturgico, Dio creò il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, il quarto giorno, l'uomo e la donna, poi si riposò, molto liturgico, dove non c'è la costola, non c'è la mela, non c'è niente, no? Poi c'è quello più popolare, perché i ragazzi si stufano se non c'è un po' di intrigo, no? Allora, quello più popolare, che prima arriva il maschio, che pensa di poter fare tutto da solo, ma invece gli viene la depressione, perché è inutile, il maschio da solo è stecchito. Allora Dio dice: beh, facciamo una ragazza. Secondo me questo gli manca, una ragazza. Difatti quando c'è la ragazza il maschio si rallegra. Il suo inno di giubilo è un po' codardo, un po' infincardo, perché ti dà l'aria che si rallegra perché finalmente qualcuno va a prendere l'acqua. Però facciamocela andare bene, tanto dopo sono comunque castigati tutti e due. Allora, alla fine, dice la Genesi all'inizio, e ancora non cresceva niente perché Dio non mandava la pioggia e l'uomo non zappava la terra. Carinissimo. Cioè lo vedi fin dall'inizio che i due devono avere un intrigo, se no non nasce niente. Devono avere un intrigo. Se l'uomo zappa ma Dio non manda, e viceversa, Dio manda tutto quello che vuoi, ma l'uomo non zappa. Quindi la cosa è molto intrigante. Tant'è vero che alla fine del libro, del grande libro della Bibbia della Rivelazione, l'Apocalisse dice che poi la città celeste, quella dove c'è un sacco di meraviglie, eccetera, le porte sono aperte, non abbiamo più paura di niente, niente c'è dietro l'angolo di brutto, di pauroso, eccetera, è una città. Lo vedi il passaggio? Lo vedi che cosa significa che i due gli devono dare vita insieme? È una città è anche una costruzione dell'uomo, scende dal cielo, ma la città è il segno visibile dell'operazione dell'uomo, dell'edificare dell'uomo, no? Del costruire, che non è solo zappare, ma simbolicamente il fare dell'uomo. Allora, ti pare che se questa è la metafora, il simbolo del regno di Dio, ti pare che noi possiamo stare senza far niente? Io, a me, se mi insegnano a tirare qualche cometa, non mi dispiacerebbe, per esempio. Tanto per... Di quelle che poi tornano indietro, però, no? Che non fanno male a nessuno, che, come boomerang, sa? Ma insomma, sarebbe un'esperienza interessante. Cioè, mi immagino di poter imparare cose che umani, noi umani, non possiamo neanche immaginarci, no? Ma che Dio è in grado di immaginare. Se questa vita eterna non è ricca di immaginazione, di sorpresa, certamente non è vita. Noi abbiamo insistito sull'eterna, come dire, ecco, finalmente Dio ci salva e ci dà una vita che dura per sempre. Se conforme, come dicono i nostri vecchi, che se dura per sempre
alle stesse condizioni, forse se anche finisce prima, non mi dispiace. Cioè, ti rendi conto dell'incubo di una vita eterna, che rimane sempre la stessa? Meglio star qui provvisori. Capisci? Ecco, il mio segno, e chiudo con questo, il mio segnale che mi accende all'idea di dover esplorare un po' di più questa... Forse i nostri vecchi si allargavano un po' di più nelle fantasie, ma curiosamente si allargavano... Le fantasie più vitali, i nostri vecchi le mettevano nell'inferno, anche Dante, eh? E a tutti gli piace l'inferno, perché l'inferno succedono cose, sono intrisi. Poi quando arrivi in paradiso, poco a poco, più vai su, più non si muove più niente. L'istinto sente che sì, sarà anche bella e molto spirituale, ma a mano lì la vita si congela. Ora, c'è un tratto di Gesù che mi sembra molto gagliardo per autorizzarci ad una immaginazione migliore e quindi anche più fondata sulle scritture, che hanno cose che noi trascuriamo. È un gesto di Gesù, una parola sì, di Gesù, che è anche un gesto, ma una parola. Gesù, ricordate, quando dice, dopo di questo, dopo della cena, non berrò più con voi il frutto della vite, lo berrò di nuovo quando ritorno. Accidenti, ragazzi, gagliardo. Tu ti aspetti il ritorno, quando noi facciamo nella liturgia il ritorno del Signore in pompa magna, eccetera, beato chi lo vede col binocolo, tutti a distanza, perché invece il ritorno del Signore sarà annunciato da un brindisi. Quando ritorno faremo una bevuta epica, che adesso non possiamo fare naturalmente. Allora, voglio dire, Gesù già ha scelto per annunciare il regno di Dio le parabole della vita vissuta, le metafore della vita vissuta, no? Vi ricordate? Il regno di Dio è come spalmare la pasta e il lievito, è come tirare sul grano, è come cercare il tesoro nascosto, la sorpresa, tutte queste cose, no? E questo, a me sembra, questo brindisi è un annuncio. Vuol dire che deve essere, per essere eterna e appetibile, deve essere apprezzabile, per essere degna dell'uomo non deve essere un film in loop, capisci, che per l'eternità si vede sempre lo stesso film. Sarà anche bellissimo, ma non è sopportabile. E come mai noi ci siamo svenati per essere padroni della nostra libertà? Ci sveniamo per stabilire buone relazioni. Ci sveniamo per insegnare ai figli la bellezza della ricerca, no? Del progresso, dell'allargare i confini del mondo. E poi descriviamo la condizione della vita eterna come se tutto questo non avesse più senso, non fosse più necessario, ma non valesse più niente. Capisci? Non avesse materia alla quale applicarsi. Ma per forza scelgo la provvisorietà di qui. Questa sono sicuro che è vita, un po' malandata, un po' fragile, un po' precaria, ma che è vita sono sicuro, e sono autorizzato anche come credente a pensare che è una cosa seria, perché io credo nella creazione. Dunque non penso che abbia fatto una roba, vero, destinata a volare via come niente, ad essere una specie di compitino, come quei compiti che diamo ai bambini per tenerli intenti, cose che non servono a niente ma gli facciamo sembrare che siano strategiche. Oh, noi siamo grandi, non ci fare questi scherzetti che non funzionano. Quindi questa vita creata con il segno delle sue ricchezze improvvisamente perde di peso, perde totalmente di peso. Ti pare che posso chiamarla vita? Eterna? Probabilmente sì, ma vita? Per niente. Se non c'è un mondo, non c'è vita. Se non c'è qualcosa da scoprire, non c'è vita.
Se non c'è da fare, non c'è vita. Se non c'è da conoscere, non c'è vita. Se non c'è da scegliere i percorsi attraverso i quali inoltrarsi nell'esperienza del mondo della vita, del mondo stesso di Dio, non c'è vita. Ecco, questo a me sembra un altro, è come la storia del sesso che però si dimentica la generazione, no? È un'altra gaffe formidabile che ovviamente ha paralizzato, per così dire, il pensiero cristiano sulla serietà eterna, sui sintomi qualitativi della vita eterna che speriamo. Speriamo in una vita eterna in grado di onorare, almeno di onorare la qualità delle cose, appunto, che abbiamo considerato degne di una vita veramente umana nel periodo, nel percorso della nostra iniziazione, almeno questo. E poi lasciamo pure che ci sia anche della sorpresa, ma almeno questo. Grazie. Ecco. Grazie di essere stati qui. Il libro non è sempre facile, ma poi si guadagna e non lo si perde più, quindi compratelo. E grazie a Don Pierangelo per la sua generosità, grazie ad Aurelio e buona serata a tutti voi.